Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura la cronaca, no ad allarmismi ingiustificati, così il questore di Pescara Paolo Passamonti bolla l'emergenza furti e rapine che si sta vivendo in provincia di Pescara. Le forze dell'ordine ci sono, ha detto il questore, e per ribadire il concetto sono stati illustrati i risultati di tre distinte operazioni con 5 arresti. Il servizio. Le forze dell'ordine ci sono e l'attività di controllo e repressione sta dando i frutti sperati. Il questore di Pescara Paolo Passamonti ha voluto, dati alla mano, gettare acqua sul fuoco dell'allarme diffusosi nell'opinione pubblica rispetto ai recenti fatti di cronaca che hanno portato in primo piano un'escalation di furti e rapine a Pescara e provincia. La polizia segnala che dal punto di vista dei reati commessi il 2015 è un anno positivo. Si è di fatto tornati ai livelli del 2010, cioè attorno ai 16.500 reati commessi. L'anno che sta per terminare segue un trend che parte dal 2013, l'anno peggiore sotto il profilo della criminalità, quando si era toccata la quota di 18.000 reati commessi nel solo pescarese. Il questore ha voluto segnalare anche la collaborazione in atto con le altre forze dell'ordine e con i cittadini, sempre più attenti nel segnalare possibili reati. Il trend è in diminuzione, ma a noi quello che interessa di più è analizzare poi nel dettaglio questi reati per capire dove, come e quando i criminali colpiscono e quindi per adeguare le nostre strategie di contrasto. È per questo che rinnoviamo ancora una volta instancabilmente l'invito a tutti i cittadini che subiscono un reato a denunciarlo. La denuncia non è mai inutile. Restando in tema di controllo del territorio e di repressione dei reati, questa mattina la polizia ha anche presentato il risultato di tre distinte operazioni, al termine delle quali sono state arrestate 5 persone, Franco, Walter e Guerino Di Rocco, ai domiciliari per furto in abitazione, Lacem Kamlik, in carcere per concorso in rapina, e Rosamel Silvestri, accusato di aver violentato e rapinato una prostituta romena. Sì, sono tre arresti perché hanno rubato in casa di un'anziana con la solita scusa di essere impiegati del gas, addetti al controllo del contatore, sono entrati dentro casa di questa donna affetta peraltro da Alzheimer e l'hanno derubata. E un altro invece è stato arrestato per una rapina ai danni di un minore, era stato rapinato un cellulare con due complici arrestati in flagranza. E adesso è stato arrestato anche il terzo, mentre per quanto riguarda l'ultima operazione abbiamo individuato e tratto in arresto a distanza di un anno un criminale che aveva stuprato e rapinato una prostituta rumena. Lunedì 7 dicembre all'aeroporto di Pescara arriverà l'esercito. La misura è stata decisa in via straordinaria in vista del giubileo indetto da Papa Francesco. L'8 dicembre si aprirà ufficialmente il Giubileo, un evento che dopo i fatti tragici di Parigi e la minaccia del terrorismo islamico accresce le misure di sicurezza nelle città. Tutte, nessuna esclusa, e se da un lato la capitale è il cuore delle celebrazioni, dall'altro si punta a rafforzare tutti quelli che sono definiti canali di snodo o passaggio internazionale, come ad esempio l'aeroporto. Ecco perché è stato annunciato l'arrivo di uomini dell'esercito che a partire dal lunedì 7 dicembre presideranno lo scalo aeroportuale di Pescara. È un'attività predisposta a livello centrale, in tutte le regioni e le città d'Italia si sta attuando un sistema di controllo integrato anche oltre che in ambito provinciale, in ambito regionale e in ambito nazionale, per cui è l'arrivo dei militari in ambito aeroportuale, di frontiera, zona di frontiera internazionale, servono a darci un pochettino più di respiro in quanto faranno dei servizi a cui eravamo devoluti noi, per cui possiamo fare altro di più, approfondire più i controlli ed essere più sereni sulla vigilanza. Le misure di sicurezza prevedono controlli per le auto in entrata e in uscita dalla città, controlli e presidi presso la stazione centrale, così come i terminal bus, cioè tutti quegli snodi che possono permettere l'ingresso di un numero ingente di persone provenienti anche da molto lontano. Stazione ferroviaria, stazione di pullman, uscite autostradali, in ambito autostradale, in ambito cittadino, un po' dappertutto. Infine un invito alla calma per evitare allarmismo inutile e controproducente. Un giusto allarmismo fa bene, nel senso se deve generare segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine. Un allarmismo esasperato penso che non sia utile a nessuno, crea soltanto grande tensione e basta, si vive male. Un emendamento alla legge di stabilità presentato dal ministro dell'Interno Angelino Alfano potrebbe salvare le prefetture abruzzesi a rischio taglio. A darne notizia il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio.
Le prefetture abruzzesi a rischio chiusura sarebbero salve. A dare la comunicazione che riguarda da vicino Teramo e Chieti è proprio il primo cittadino teatino Umberto Di Primio, che ha ricevuto la notizia direttamente dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Il titolare del Viminale, con una telefonata, ha confermato la volontà di ritirare lo schema del DPR che prevedeva la soppressione di 23 prefetture e fra queste quelle di Chieti e Teramo. L'emendamento proposto dal ministro dell'Interno sarà inserito nella prossima legge di stabilità e avrà lo scopo di riorganizzare la presenza dello Stato sul territorio, armonizzandola con le disposizioni previste dalla cosiddetta legge Madia. Questo emendamento, in attesa dell'autorizzazione del governo, ha già avuto il parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ministro Alfano ha scritto in una nota Di Primio, nel messaggio inviato ha precisato che le prefetture sono, mai come in questo momento, fondamentali per i cittadini in termini di sicurezza e garanzie sociali. La chiusura di alcune prefetture, ha continuato il messaggio di Alfano, avrebbe inevitabilmente sguarnito dei territori privandoli di quella cinghia di trasmissione che lega i cittadini alle istituzioni. Proprio a difesa delle prefetture abruzzesi negli ultimi mesi c'era stata una unanime levata di scudi della politica contraria a perdere i presidi dello Stato sul territorio. Dimettere il commissario Goio è una priorità per l'Abruzzo. Aveva ed ha poteri immensi. Dopo 10 anni dalla sua nomina, lo stato dell'ambiente non è certo migliorato. Così il forum abruzzese dei movimenti dell'acqua sulle polemiche sollevate su un emendamento alla legge di stabilità che di fatto chiede quello che da anni le associazioni e i movimenti sollecitano. Il punto chiave è, ad avviso del forum, la fine del periodo commissariale. Per questo non si può che concordare con la proposta parlamentare, che peraltro viene dopo plurime interrogazioni critiche sull'azione del commissario. Andiamo avanti con il giornale. Palazzo Chigi in una nota comunica di aver impugnato la legge regionale che l'Abruzzo aveva istituito a difesa delle proprie coste in relazione alla petrolizzazione. A motivare il gesto, secondo alcune fonti, è l'incostituzionalità della legge. Se l'attacca il governo Renzi, lo fa in risposta all'impugnazione della legge regionale Abruzzo mossa a tutela del proprio patrimonio naturale, e cioè quella destinata a bloccare le trivellazioni a largo delle proprie coste. Purtroppo il governo Renzi, attraverso varie leggi, decreto sviluppo, il decreto sblocca Italia, ha consentito a multinazionali straniere di perforare i nostri mari alla ricerca di petrolio e di gas, non capendo che l'equilibrio ambientale di un mare come l'Adriatico, che è poco più di un lago, è particolarmente delicata. E poi soprattutto nella nostra regione, a poche miglia, a 3 miglia dal Parco della Costa Teatina, dovrebbe sorgere un progetto composto di 6 pozzi di trivellazione più una nave galleggiante, progetto denominato Umbrina, che avrebbe un effetto veramente impattante. Io non oso neanche pensare a cosa potrebbe succedere in caso di incidente. Nello specifico, da Palazzo Chigi ci tengono a precisare che è stata deliberata in quanto la legge dispone il divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, invadendo materie di esclusiva competenza statale. Naturalmente l'energia è un problema molto serio. Non è che noi diciamo di no agli idrocarburi e basta. Noi diciamo di sì anche alla ricerca e alle politiche per quanto riguarda lo sviluppo delle energie alternative, sole, vento, acqua, all'efficientamento energetico e al risparmio energetico. E riferimento a questa notizia c'è una nota del sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Mazzocca, che dice: non ci sorprende affatto la decisione del Consiglio dei Ministri con cui si è deliberata l'impugnazione della legge regionale per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese. La Regione Abruzzo chiederà al TAR Lazio, ha continuato Mazzocca, di voler sospendere in via cautelare, nelle more del giudizio della Corte, i provvedimenti amministrativi riguardanti Umbrina Mare. La riprova del fatto, continua ancora Mazzocca, che la nostra iniziativa legislativa ha colto nel segno. Eravamo ben consci tanto dell'elevata possibilità di incostituzionalità del progetto di legge,
quanto della pressante esigenza di porre un freno alla deriva petrolifera nella regione Abruzzo. E adesso cambiamo argomento e parliamo sempre di coste, ma in relazione ad un altro fatto, e cioè all'attacco che Rifondazione Comunista con Maurizio Acerbo rivolge al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Nel mirino ci sono i provvedimenti per sanare, così dice l'esponente di Rifondazione, un abuso edilizio a Pescara. Vediamo il servizio. Maurizio Acerbo, Rifondazione Comunista, si schiera al fianco della soprintendenza per quanto riguarda le ultime decisioni. Avete detto in conferenza, invitiamo i cittadini di Pescara ad essere al fianco della soprintendenza. Perché? Beh, giudichiamo positivo che la soprintendenza dal Ponte del Cielo, che io ho ribattezzato Ponte del Cesso, considerato la qualità delle acque e la forma dell'opera, alla questione degli abusi edilizi sulla spiaggia realizzati da De Cecco e sui quali la Regione ha cercato di fare una norma di sanatoria, l'intervento della soprintendenza è stato un fatto molto positivo. Era un tentativo di sanatoria che infatti De Cecco ha cercato di usare in Consiglio di Stato, non gli ha funzionato, però questa sveltina fatta noi crediamo che il Consiglio regionale debba abrogarla e che D'Alfonso si debba vergognare per averla fatta approvare, tra l'altro la chetichella, senza avere neanche la dignità di dire che faceva questa sveltina e di rivendicarla. Ma noi questo non ci stupisce, perché conosciamo il personaggio ed è per questo che non lo abbiamo sostenuto. A distanza di 2 anni dall'alluvione che procurò danni ingenti su tutto il territorio regionale ed anche a Pescara, i residenti di Fosso Grande nel capoluogo adriatico lanciano un grido d'aiuto: nessun risarcimento per le perdite subite e la paura di nuovi danni ad ogni pioggia. Il servizio. Fosso Grande resta un rischio per i suoi residenti. Dopo l'alluvione di 2 anni fa, che causò danni ingenti in tutta la regione, oggi tornano a parlare gli abitanti colpiti da quei danneggiamenti. Danni che a tutt'oggi non hanno ottenuto attenzione dalle istituzioni. Si parla di attività commerciali, case, autovetture. La situazione è uguale al 2013, non è cambiato niente. Non abbiamo avuto, siamo stati consigliati, tra parentesi ho qui la perizia, di fare una perizia più bassa, perché ci hanno detto che forse il comune ci avrebbe restituito almeno la metà dei danni. Nel mio caso ne ho avuto 30.000, ho chiesto 15.000. Abbiamo subito danni negli appartamenti, io ho un piccolo garage, ho dovuto buttare tutto. Mia zia, che stava a fianco a me, diciamo alla palazzina a fianco, alla casa a fianco, ha subito danni ingenti e ha dovuto buttare tutti i mobili. Noi nel nostro condominio abbiamo perso 22 macchine buttate, quindi adesso quando c'è un'emergenza, quando sentiamo dalla televisione che arrivano forti temporali, siamo costretti a tirare fuori le macchine e a parcheggiarle per strada. Che quando arriva l'acqua incontra la tombatura, diciamo piccola, e pertanto la massa d'acqua non riesce a passare. E in più incontra tutti i residui che vengono buttati dai cittadini ben pensanti, che ostruendo ancora di più questa bocca di ingresso dell'acqua, fanno sì che l'acqua tracima e va a finire chiaramente presso le aziende o presso le abitazioni. Ad intervenire e raccogliere la loro denuncia è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che spiega la necessità di un imminente intervento della Regione per mettere a disposizione fondi per operare manutenzione e lavori di messa in sicurezza. Un anno fa la Regione è stata costretta a stanziare 400.000 euro per la messa in sicurezza di Fosso Grande, ma questi fondi si sono rivelati subito esigui. Qui c'è da fare un intervento strutturale che consiste nel un bacino di espansione a monte del ponticello vicino a Via Francia e un salto idraulico che appunto possa smorzare l'impeto delle acque a valle del ponticello. E adesso un'altra notizia che riguarda i rifiuti. Sono state raccolte 400 firme in calce ad un esposto
con il quale i residenti in una vasta area nei pressi della discarica di Grasciano di Notaresco in provincia di Teramo chiedono alle autorità preposte di intervenire urgentemente per eliminare le emissioni moleste e ripristinare la legalità dell'esercizio palesemente violato dall'attuale gestione. A 3 mesi dal provvedimento con cui il Tribunale di Teramo ha dichiarato il fallimento del CIRSU, la situazione, secondo i firmatari dell'esposto, è insostenibile, con cattivi odori e il rischio di una vera e propria emergenza ambientale. Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo del centro turistico del Gran Sasso. Nonostante l'approvazione da parte della Giunta della delibera che stanzia 120.000 euro per gli impianti sciistici di Campo Imperatore, il dibattito tra ambientalisti e promotori di investimenti sul Gran Sasso continua ad infiammarsi. Il servizio. Giunta, mancherebbe solo l'approvazione in consiglio comunale. In sostanza l'amministrazione dell'Aquila per l'ennesima volta è dovuta correre ai ripari mettendo mano al portafoglio per garantire l'avvio della stagione turistica nonostante gli impianti siano ormai vecchi e obsoleti. La delibera di giunta infatti destina 100.000 euro ai lavori necessari per la manutenzione della seggiovia Fontari a Campo Imperatore e altri 20.000 per i lavori necessari alla seggiovia Scindarella. Nonostante tutto, lo scontro tra ambientalisti e progressisti degli investimenti sul Gran Sasso rimane, soprattutto dopo il parere negativo della Commissione VIA della Regione Abruzzo, chiamata a esprimere una valutazione di impatto ambientale che ha bocciato di fatto il progetto delle nuove Fontari. Non si possono accettare azioni di disturbo nell'ambito degli investimenti sul Gran Sasso, afferma il consigliere comunale Giorgio De Matteis. In realtà nell'arco della legislatura pace in regione vennero approvati proprio su proposta del sottoscritto sia il piano straordinario Scindarella e sia il piano d'area del Gran Sasso. Quindi dal punto di vista urbanistico gli strumenti urbanistici di sviluppo ci sono. Bisogna lavorare sulle aree ambientalmente vincolate. A Cortina è stato fatto, non vedo perché sul Gran Sasso non si possa fare, dice ancora De Matteis, per colpa di qualche ambientalista di ritorno o furbacchione del parco. Contraria invece la posizione di Giustino Masciocco, del partito di SEL, che considera una follia modificare l'assetto del parco Gran Sasso e Monti della Laga. All'interno del parco ci sono delle regole da rispettare, si fanno. Ridurre le zone vincolate non credo che permetterà un aumento di turismo. In sospeso comunque rimane la gara d'appalto per la gestione della stazione sciistica, un investimento di 40 milioni di euro che si rimanda ormai da tempo immemore. E adesso parliamo di case ATER. Il comune di Pescara risponde ai residenti degli alloggi popolari che ieri hanno manifestato sullo stato precario degli immobili, annuncia novità nella gestione e nella manutenzione da parte degli inquilini. Alloggi popolari fatiscenti. Solo ieri la protesta era montata davanti al Palazzo della Regione di Pescara. Gli inquilini chiedevano risorse per provvedere a lavori indispensabili per la loro sicurezza. Oggi a rispondere l'assessore comunale Adelchi Sulpizio, che spiega gli interventi già operati dal comune e a proprie spese. Sì, noi ricordo che abbiamo messo circa 1 milione di euro per procedere alla ristrutturazione di case ATER, non le nostre, proprio per aiutare l'ATER, in tal senso che vive un momento di difficoltà, per evitare l'abusivismo edilizio, che poi è un problema che riguarda la città senza distinzione fra patrimonio del comune di Pescara e quello della regione Abruzzo. Ricordo che già abbiamo proceduto a ristrutturare 5 alloggi ATER che abbiamo già nelle scorse settimane conferito alle persone che erano in gradatoria. Il comune di Pescara mette in campo un'iniziativa rivolta proprio ad evitare i casi di incuria per gli alloggi popolari. La novità è il ruolo del cittadino, sarà lui infatti ad essere responsabile di manutenzione e lavori. Loro provvederanno a riunirsi, stabiliranno la ditta che deve fare pulizia, la ditta di manutenzione ascensore, stabiliranno fra loro un presidente dell'autogestione e, come dice la stessa persona, andranno ad autogestirsi i servizi. Quali sono i vantaggi? Uno, una forma di semplificazione nelle procedure; due, sicuramente un risparmio di spese, l'abbiamo già dimostrato e l'abbiamo fatto presente; tre, praticamente andiamo a responsabilizzare queste persone facendo capire che una migliore attenzione verso la cosa pubblica si va anche a riversare praticamente sulla manutenzione e quindi anche sulle loro tasche. È una bella procedura che abbiamo fatto e ricordo è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità. A Montesilvano è stato presentato il progetto Sentinella Vigile in collaborazione tra Ufficio Disabili, Polizia Municipale e Amministrazione Comunale. Vediamo di cosa si tratta.
Ufficio Disabili, Polizia Municipale, Comune di Montesilvano, oggi è stato presentato questo interessante progetto. Sentinella Vigile, comandante, è un progetto importante. È un progetto veramente importante, ma si colloca in una continuità perché abbiamo sempre collaborato con l'Ufficio Disabili e questo ci aiuta a continuare su questa linea. Infatti è un progetto dove vede l'operatore di polizia locale insieme a una persona disabile che due o tre volte alla settimana insieme percorrono una strada, un quartiere, per vedere e verificare se ci sono delle violazioni al codice della strada, se ci sono delle problematiche, tutto insieme. Claudio Ferrante, oggi presentate questo progetto Sentinella Vigile, progetto unico e primo in Italia. Assolutamente sì, sono anni ormai che il Comune di Montesilvano cerca di garantire al massimo il diritto alla mobilità. Avevamo iniziato col numero verde, avevamo iniziato con il raddoppio dei parcheggi dei disabili. Chiaramente l'amministrazione comunale di Montesilvano ha capito perfettamente che è necessario garantire la qualità della vita delle persone con disabili. Stiamo cercando disperatamente di far capire a tutti i cittadini che occupare un posto riservato ai disabili non è soltanto la violazione del codice della strada, ma significa davvero diminuire, spegnere la qualità della vita delle persone, significa non consentire davvero alla persona di vivere, perché basti pensare quando piove non possiamo nemmeno tenere un ombrello in mano e questo fa capire quanto è importante, no, tutto questo. E quindi questo progetto da una parte cerca di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza al rispetto assoluto, dall'altra c'è la certezza della regola perché sono i vigili urbani che fanno rispettare il codice della strada. E adesso siamo alla pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Iniziamo dal Pescara che pareggia per 2-2 con lo Spezia, un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai biancazzurri raggiunti nel finale con un rigore trasformato da Terzi. Buona la prova comunque dei biancazzurri, tanta sfortuna con tre pali colpiti dal Delfino e allora andiamo a vedere insieme il servizio. Proseguono i regali prenatalizi del Pescara, difficile commentare questo 2-2 figlio di tanta sfortuna ma anche di qualche dubbia decisione arbitrale e di una ingenuità di Fiorillo e compagni. Lo Spezia si conferma bestia nera del Pescara, Pescara che non riesce a battere i Liguri da 66 anni, risale infatti al lontano 1949 l'ultimo successo del Delfino sui bianconeri spezzini. Il finale della gara è stato poi al veleno con l'allontanamento dalla panchina di un furioso Massimo Oddo e le contestazioni del pubblico di casa nei confronti del direttore di gara Pairetto Di Nichelino. In campo biancazzurri per 10 undicesimi con la formazione di Cesena e l'unica novità del ritorno fra i pali di Vincenzo Fiorillo. Al dodicesimo su un cross proveniente dalla destra Fiorillo esce male con Migliore che va a colpire di testa e con Fornasier che va a sventare la minaccia ospite. Il Pescara cresce con il trascorrere dei minuti e così al ventottesimo Gianluca Caprari crossa molto bene a centro area per la Padula che impatta bene di testa trovando però la parata di Cici Zola. Al trentunesimo c'è un angolo di Acampora con Fiorillo che si ostacola con Memushai non riuscendo ad abbrancare il pallone che finisce ancora in corner. Il finale di primo tempo vede al quarantunesimo sugli sviluppi di un angolo una buona opportunità per i biancazzurri con la Padula che ostacolato involontariamente da Benalì va a mettere il pallone al lato dall'interno dell'area piccola spezzina. La ripresa si apre con il vantaggio del Pescara, angolo di Caprari, colpo di testa di La Padula, miracolo di Cici Zola che respinge e gol di Fornasier di testa per l'1-0. L'ex Sandoriano festeggia così il primo gol in maglia bianca-azzurra. Il Pescara ci crede, al terzo è Verre con un tiro al lato a mancare di poco la mira. La squadra di Oddo continua a premere e al sesto è Caprari a chiamare alla parata in calcio d'angolo Cici Zola. Al dodicesimo lo Spezia chiede un rigore per un sospetto contatto in area abruzzese fra Verre e Catellani. L'inglese Pairetto lascia proseguire fra le proteste ospiti, ma il Pescara della ripresa è diverso da quello del primo tempo, così al diciottesimo di destro e di potenza la Padula mette in rete per il raddoppio dopo un ottimo servizio di Verre, segnando così il nono gol stagionale.
Gara in discesa per i biancazzurri, ma neanche per idea, visto che dopo due minuti arriva il 2-1 di Catellani con la complicità di Fiorillo. La gara si scalda e al 24esimo è Verre a far gridare al gol i 6.000 dell'Adriatico, con la palla che si stampa però sulla traversa. Nel Pescara entra Selasi al posto di Benalì e Oddo così si copre, con lo Spezia invece rinfrancato che sposta in avanti il suo baricentro, potendo contare anche su Brezovec subentrato da Campora. Al 34esimo Caprari ha un buon pallone fra i piedi, il veleno è però ancora una volta concentrato nel finale con il palo di Lapadula al 42esimo ed il gol di Terzi allo scadere per un calcio di rigore concesso per un dubbio fallo di Fornasier su Catellani dagli 11 metri, il capitano spezzino non sbaglia. Poi il terzo legno di una gara incredibile ad opera di Marco Sansovini a certificare 90 minuti maledetti, ma che devono anche far riflettere un Pescara ingenuo e capace ancora una volta di farsi del male da solo. Ed ora le parole a caldo degli allenatori Massimo Oddo per il Pescara e Mimmo Di Carlo per lo Spezia. Vabbè, l'espulsione è l'ultimo dei dettagli che mi fanno arrabbiare, anche se poi è veramente ingiusta perché non ho detto assolutamente niente. Gli arbitri pretendono rispetto, ma devono darlo anche loro, perché non è possibile che vieni cacciato per aver detto solo 3 minuti. Allora, questo rigore? Non è rigore, non sono assolutamente arrabbiato per il rigore. Quello è l'ultimo dei problemi, il rigore, a parte che non c'era. Secondo me, ve l'ho rivisto prima, aveva preso la palla. Ma anche se ci fosse stanno, cosa c'è, magari mi sbaglio io, non è quello il problema. Il problema è che il giocatore che ha preso rigore è partito da metà campo. Ha saltato 3 uomini e è entrato in area. Noi siamo troppo ingenui. Sono stufo veramente di continuare a dire che siamo giovani, dobbiamo crescere, cioè ci dobbiamo dare una svegliata perché non è possibile. Comunque è vero che siamo giovani, è vero anche che siamo giocatori di qualità, che sono giovani ma hanno più di 100 presenze in Serie B e bisogna svegliarsi perché io sono da un lato stracontento di quello che fanno i ragazzi. Oggi hanno fatto una partita perfetta, bellissima. E l'errore di non il rigore ma dell'ingenuità del secondo gol. Cioè io appena vedo un giocatore al 90esimo che mi parte palla al piede, io lo butto giù, cioè non c'è niente da fare. Sicuramente le percentuali sono più alte quando uno è scivolata di dare il rigore che no. Però se ce lo dava prima, che ce n'era forse uno prima migliore, cioè secondo me un po' di più, che si vedeva che sta colpendo per andare a far gol, è stato spostato, forse era meglio, così evitavamo. Lo Spezia ha fatto tutto quello che doveva fare contro una buona squadra che è il Pescara, e pelino di fortuna l'abbiamo avuto, perché bisogna dire che pizzico di fortuna bisogna averlo in queste occasioni qua, però lo Spezia non ha mai mollato e ci ha creduto con qualità di alcuni giocatori che abbiamo anche noi. Crolla nel finale in maniera fragorosa la Virtus Lanciano, travolta dal Novara per 4-1. Non è bastato il primo gol in campionato del centravanti Padovan. Dopo il momentaneo pareggio i frentani mollano e subiscono una punizione severa. Le squadre chiudono in 10 per le espulsioni nel primo tempo di Gonzales e Bacinovic. Un poker di reti è una prestazione che da brillante per una buona quarantina di minuti i primi si trasforma in da dimenticare, possibilmente subito e senza traumi postumi. Tra errori arbitrali, croniche amnesie che ormai sono all'ordine del giorno e se pesano, una classifica che non fa certamente dormire sogni tranquilli e un atteggiamento rinunciatario dal gol del pari in poi, fa specie un passivo così pesante che impone delle riflessioni ad alta voce. Basta solo il carattere di questa squadra o evidentemente l'organico va completato in fretta e furia con la speranza di arrivare al giro di boa con un numero di punti accettabile? C'è Zeduardo in luogo dello squalificato di Cecco, per il resto è il 4-3-2-1 delle ultime settimane. 4-2-3-1 invece per Marco Baroni, uno degli ex della contesa, che affida la mediana al duo Viola-Casarini, che saranno inizialmente disturbati da Bacinovic che li presserà in continuazione. L'avvio è deciso degli ospiti e la testimonianza nella traversa di Padovan, conclusione di una buona azione. Al 16esimo la gara si mette sul velluto per i frentani, fallo di Gonzales e rosso diretto per uno dei punti di forza dei Baroni. Al 23esimo è costretto ad uscire anche Zeduardo per Vastola. Il primo tempo non regala grosse emozioni, ma la macchia è un'altra espulsione, quella di Armin Bacinovic.
Il Luzzi vede un tocco di mano dello sloveno, ma le immagini non confermeranno la decisione del fischietto. Parità numerica ristabilita dunque e secondi 45 minuti pieni di gol. La prima conclusione infatti della ripresa è sempre di Padovan, ma non va. Al sesto vantaggio piemontese, Viola resiste a Marilungo, palla Galabinov che impatta Rigione in uscita e sembra commettere fallo proprio sul difensore centrale Frentano, ma l'azione prosegue sempre Viola, dall'innesco a Rodriguez che taglia bene in area di rigore, elude l'intervento di Pucino e di Casadei e fa 1-0. Al dodicesimo, conclusione di Galabinov dalla distanza, senza effetti. Al quattordicesimo, ancora un tiro dalla distanza, questa volta del Lanciano con Guido Marilungo, ma para a terra da Costa. Un minuto dopo e arriva il pari del Lanciano. Diciannovesimo, Piccolo doppia Garofalo, mette la palla al centro dell'area, tira Marilungo, ma il tap-in vincente è di Padovan. Nemmeno il tempo di esultare per l'ex attaccante della primavera della Juventus, che D'Aversa lo richiama in panchina e inserisce Ferrari. Da questo momento in poi finirà la gara del Lanciano, rinunciatario e quasi appagato del pari, atteggiamento errato che di fatto spianerà la strada alla squadra dell'ex Marco Barone. Al 31esimo infatti il calcio di punizione del Novara è vincente. Faragò prima colpisce di testa, Casadei respinge sul palo, ma la palla torna nuovamente a Faragò che raddoppia senza essere contrastato da nessuno. Altra ripartenza, altro schiaffo alla Virtus, 120 secondi dopo è Galabinov dal limite dell'area a fare il tris, mentre 10 minuti dopo al 41esimo Corazza calerà il poker. Dunque finisce 4-1 e mercoledì c'è il Cagliari al Guido Biondi. Urgono correttivi immediati a D'Aversa, l'arduo compito di motivare un gruppo che è partito benissimo ma si è spento col passare dei minuti. È una squadra che si deve salvare all'ultimo minuto dell'ultima gara a disposizione, non può certamente permettersi il lusso di rinunciare a giocare metà gara del secondo tempo. Ed ora scendiamo in Lega Pro per parlare dell'Aquila. Nell'anticipo di ieri sera a Siena l'Aquila è stata battuta per 3-1 a decidere l'incontro. Un errore del portiere Zandrini che sull'1-1 è stato espulso causando il secondo rigore di serata per i toscani, che dunque hanno bagnato nel migliore dei modi il debutto in panchina del nuovo tecnico Carboni. Due rigori ma soprattutto una sciocchezza del portiere Zandrini costano caro all'Aquila, che esce sconfitta dall'anticipo del Franchi di Siena per 3-1. In generale troppi gli errori, specie in difesa, quelli commessi dagli uomini di Carlo Perrone e che hanno agevolato il compito della Robur, che ha potuto subito griffare la prima vittoria della nuova gestione tecnica con Guido Carboni al posto dell'esonerato Gianluca Azzori. Perrone sorprende in avvio e senza Manuel Mancini vara un 4-1-4-1 con Bensai a schermo davanti alla difesa, San Domenico e Triarico larghi, Perna unico terminale e Ceccarelli in panchina. 3-5-2 per i toscani, ma la partita di Mendicino dura appena 9 minuti, causa infortunio lascia subito spazio all'ex lancianese De Feo. Inizio equilibrato e con pochi sussulti, fino all'episodio che spezza l'equilibrio. Bastoni si incunea dopo un pregevole scambio con De Feo, Bigoni lo aggancia nettamente da dietro, Di Tullio di Bari concede la massima punizione e ammonisce il difensore rossoblù. Dagli 11 metri Gianmarco De Feo trasforma con un sinistro centrale e potente, 1-0. La reazione dell'Aquila c'è, ma è piuttosto sterile. Centrale il tentativo di Triarico, più insidioso il rasoterra da fuori area di Sassà San Domenico a fil di palo. Strappa applausi un tentativo acrobatico di De Feo, rovesciata forte ma centrale. Zandrini blocca in due tempi. Perrone prova ad apportare qualche modifica tattica, ma non ha grandi risposte. Triarico non impegna più di tanto Bindi con il sinistro. De Feo si conferma molto ispirato e semina il panico in area aquilana prima dell'intervallo. Al ritorno dagli spogliatoi subito una novità nell'Aquila con De Sousa al posto di Milicevic e 4-2-3-1. Dopo una discesa del senese Bastoni, la mossa gratifica Perrone perché al nono arriva il pareggio e c'è lo zampino del neoentrato De Sousa, pregevole il tacco della Pantera a correggere il traversone di San Domenico. Arriva in corsa Piva che tira col piede meno prediletto, il destro. La deviazione di Portanova spiazza Bindi ed è 1-1 con la prima rete in maglia aquilana del terzino ex Giulianova e Valle del Giorgio.
Giovenco. L'Aquila tiene bene il campo, sembra poter mettere in difficoltà il Siena, ma al 19° arriva il patatrack di Zandrini che inspiegabilmente cerca un dribbling, tentativo goffo al cospetto di Bonazzoli che gli soffia il pallone per poi venire falciato dall'estremo aquilano. Secondo rigore ed espulsione, tra i pali va Savelloni, il sacrificato è Perna. De Feo non perde l'opportunità di siglare la doppietta di giornata con un'altra potente stoccata. Eppure in 10 uomini l'Aquila ha subito la chance del pari, ma San Domenico, anziché servire subito Triarico, cincischia troppo e perde l'attimo giusto. L'errore in disimpegno di Bigoni invece spiana la strada al terzo gol della Robur. L'azione porta al tiro Libertazzi, in campo per Bonazzoli, messo KO dal fallo di Zandrini. L'ex svirgola malamente ma libera involontariamente al tiro Bastoni, che con una sventola mancina archivia la pratica. 3-1, che è anche il risultato finale. Peccato per l'Aquila, davvero troppi gli errori per uscire indenni dal Franchi. Sabato prossimo necessario il riscatto al Fattori contro il Rimini. Teramo di scena domani al Porta Elisa di Lucca alle ore 15, tra i toscani e in dubbio Nolè, probabile panchina per l'esperto Mingazzini. L'allenatore biancorosso Vincenzo Vivarini chiede ai suoi dei miglioramenti nel rendimento in trasferta e non dovrebbe apportare modifiche all'11 titolare vittorioso già contro il Siena, se non il rientro dal primo minuto del capitano Speranza. Vediamo. È tutto per questa terza edizione del TG6, grazie per averci seguito, buonanotte.